qua in Story of Seasons. Ok, allora, vediamo un po'. Ho comprato il progetto per fare il forcone. Il problema è che non trovo già per fare il forcone. Allora, fermi tutti. Dove sono i progetti? Mi sto perdendo, aiuto! Mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua poi, richieste. Queste sono richieste e non ci interessa. Assolutamente. Zaino. No. Qui, stanno qui. No, c'ero già stata qui. Lo trovo, attrezzi, attrezzi, prodotti, cucina, guardaroba, prodotti, prodotti derivati, pesci, insetti, altro. Raccoglitore di progetti, e ci voleva tanto. Guardiamo. Cassetta, tavolina, casetta, vecchia zappa, vecchio, questo ce l'ho, questo. Forcone, eccolo qua. Mi servono 5 di ferro. Dove lo vado a trovare? Il ferro? Chi lo sa? Intanto continuiamo. Visto, andiamo a vedere qui. Ah no, che pensavo di essere alla stalla, invece era a casa mia. Aiuto, che mascello today. Ok, entriamo in stalla, perfetto. Andiamo a mungere la nostra mucchina. Abbiamo qui il cavallino. Pat pat, ok, con lo strumento giusto. Sì, sì, va bene. Vai, ok. Vecchia mungitrice. Eccoci qua, mungiamo. E voilà, latte pronto. Sì, allora, qui c'è sempre la nostra mucchietta che è in area maternità. Andiamo, prendiamo il cavallino. Ora che ho il cavallino, andiamo. Dove vado? No, risali. Ok. Ah, sai dove vado? Guarda, vado a controllare intanto i campi qua. Voilà. Perfetto. Scendere. Allora, sfalcio qua. Prendiamo la falce. Là. Perfetto, recuperiamo il nostro foraggio per la mucca e i cavalli. Andiamo, andiamo giù all'altri campi. Quindi il ferro, dove lo trovo? Il ferro, mannaggiolina. Allora qui. Quindi sono in cerca di ferro, se non si fosse capito. Andiamo giù subito in fondo, fondino. Ciao. E lì c'era qualcosa da raccattare, ma raccatto dopo. Prima vado ad annaffiare le culture. Prima che si secchino, la nostra fonte di guadagno. Ah, lì ci sono pietre. Ce n'è rimasta solo una. E se non pianto, vado poco lontana. Allora, vecchio annaffiatoio. Ah, la patata. Perfetto, vediamo un po'. Foraggio, piante di sementi. No, sementi a foraggio no, perché... Altrimenti, allora, quindi devo andare all'emporio a comprare, devo andare all'emporio a comprare i semi di altre culture, di una rapa sicuramente. Fermi tutti, qui c'è roba da prendere. Ok, sì, da legno, raccogli, ok, sasso, legno, sasso, proseguiamo. Ciclopete, insomma. Ah, qua c'era. Fermi tutti. Qua. Scorta, ancora scorte di robe. No, facciamo. Sassi. Se c'era sassi e non c'era problemi. L'avevo già i quanti trovati. Prendiamo quest'ape. Prendiamo questa farfalla. Ehi, farfalla. Fatti acchiappare. Eccola qua. Questa cavalletta, che cos'è? Una locusta, che non si fa acchiappare. Oh, una locusta blunga. Andiamo. Ah, sì, quasi. Mi vado a tuffare in fiume. Quasi. Qua. Ok, qua. Cioè, vedo che c'è un pontile. Andiamo. Eccomi. La farfalla, raccattiamo anche questa. Che per vendere, cavolaia. Che per vendere va tutto bene. Tuffiamoci. Ancora non ho la canna da pesca. Non ho nemmeno il progetto. Avevo solo i soldi per il forcone. E me lo... me lo sono preso. Aiuto. Il punto esclamativo l'ho ignorato. Eccoci. Vai, immergiamoci. E vediamo che cosa peschiamo. Hai visto? Del ferro era proprio quello che mi serviva. Ve ne servirebbero 5. Sarebbe ottimo. Oh là là, addirittura del topazio. Beh, questo pezzo di fiume è prolifico. Andiamo. Oh là là, ancora topazio. No, mi servirebbe ferro. Giustamente, quando mi servirà il topazio, troverò il ferro, sicuramente. Come non vederlo? Un pesce. Una lisca di pesce, addirittura. Oh là là, dai, sì, ancora. Hai pescato una carpa piccola. E quindi quella è nuova. Cos'è?
Niente, nuota. Guarda là, faccio le vasche come in piscina. Soltanto qui siamo in fiume, ma niente, non riesco a trovare più nulla. Allora esco dalla parte di là, voglio vedere. Fermi tutti, punto esclamativo. Non è trovato niente, ma come c'era il punto esclamativo? Ora premuto di nuovo A e quindi non ho trovato assolutamente niente. Allora, voglio provare. Passare qui. Niente. Va bene. Allora, risalgo qua. Dalla parte di qua. Esci dal film. Vediamo cosa c'è qua. Niente. L'avevo presa la volta precedente, quindi... Niente. Rituffiamoci. Vai, ancora. Nuota. Assolutamente niente, quindi riesco. Ma dovrò ripassare tra un po' prima che si rigeneri qualcosa. Andiamo nel fiume più sotto. E la vediamo, parliamo con il tizio, dai. Signore! George, salve, state come stai? Va bene, adesso andiamo giù. Torniamo verso la parte sottostante del fiume, andiamo a pescare. Devo andare. Mi raccomando, tu ricordati che devi... guarda quanta roba c'è qui da raccattare. Che devi prendere i semi per piantare. Bene. Che ne sono? Ho l'11.24. Vai, ciclopete qua. Dicevo nel gioco, eh. No, ma qui c'è la fattoria... No, infatti qui non c'è la fattoria, è più su, non è più giù. Ok, bene, torniamo indietro, andiamo subito in città. Subito. Correre, velocemente, wow. Una giornata tipica in Story of Seasons. Ok, all'Emporio qua. Fermi tutti, scendo là. Emporio, a noi. Allora. Com'è la tua prima esperienza di pesca? Che dolore, che succede? Noi peschiamo benissimo anche con le mani, ho visto. Ma come detto prima, mi so sempre io. Forse ci regala magari la pesca. Ok, sto bene, non mi sono rotto il femore o niente del genere. Oioi. Ma che cosa stai dicendo? Nulla di cui preoccuparsi, colpa mia, gironzolare per il negozio in questa vecchia zucca tra le nuvole. Non è mai una buona idea. Vai, quindi che ci vuoi dire? Stringi, dai, su. Olimar, dici. Ah, Otmar, no, Olimar, pardon. A proposito, stavo per uscire per fare qualcosa, ma... ma è cosa? Dici, te la facciamo noi. Ah, ecco, stavo venendo a darti una cosa. Ale, che ci regala la canna da pesca. Alelele. Hai trovato la canna da pesca, Ale. Otmar, ci ho regalato la canna da pesca. E vai. Sono contento che ti piaccia, mentre siamo qui. Vorresti che ti insegnassi qualche... Ma dici pure, facciamoci questo tutorial. Wow. Lo stavo giusto dicendo prima della canna, che non avevo la canna da pesca. E voilà, Otmar ce l'ha regalata. Vai, dici come si fa. Per cominciare devi equipaggiare una canna da pesca. Certo, non posso andare. Poi avvicinarti al puntino perché premi più. Ok, sì, va bene. Ok. Ci so. Lancio. Bene. Quando un pesce a bocca comparirà un punto esclamativo sulla tua testa. A quel punto premi più puntatamente e puntate. Va bene. Vai, premi. No, ma come uno stivale? Ma la prima pescata proprio non scrivale. Non schivale, non stivale. Bene, a te Otmar, se ti serve prendi pure. Pescare è ora nella libreria. Vai, abbiamo attivato la pesca. Woohoo! Bene, però ho bisogno di semi. No, ma lasciato qui, va bene. Allora vuol dire che andò a prendermi la canna da pesca. Bene, e pescherò un pochino. A questo punto, che fai? Te ne privi? Lancia. Vai. Oh, non abbocca niente. Niente. Allora provo a tirarla da qua. Vai di là. Vediamo un po' se abbocca. Oh, ma quanto ci vuole abboccare? Ma niente. Praticamente non abbocca niente. Ma rimettiamolo in tasca e andiamo giù. Ma vado così, vado, guarda. Voglio andare a nuotare. Ecco. Vado giù così, magari c'è del ferro. Assolutamente no, però ho preso un calamaro. Io non glielo volevo dire, però i calamari sono di acqua salata. Però vabbè, lascia fare. È un gioco, vabbè. Ale, vai! Ale, un altro calamaro.
sotto il ponte. Sotto il ponte, vai. Niente. Ci posso passare invece sotto il ponte. Ullala, vediamo se qua c'è del ferro. Oh, ho preso un polpo. Anche il polpo non volevo dirlo, ma è di mare. Però vabbè, è un gioco. La isca, questa è da tutte le parti. Vai. Ferro, pesce. Hai pescato una sardina. Allora, ho pescato un trofeo gran maestro del sardine. Però, anche la sardina, così, tanto per dire. Mi sa, di mare. È così. Ok, come sono puntiglioso oggi con i pesci. Allora, non c'è altro? Zona di acquacoltura. C'è un'acquacoltura. Possiamo fare anche l'acquacoltura. C, piccolina, ho sbagliato. Ho premuto A invece che B. Usciamo dal fiume, devo andare a comprare i semi, altrimenti me ne dimentico. Oh. Prendiamo questa farfalla. Farfalla. Ok, cavolai a noi. Vabbè, andiamo a prendere i semi. Ottimo, abbiamo la canna da pesca. Oh yes. Empore, no, empore sopra. Empore. Ok, signor Otmar. Allora, ci servirebbe. Benvenuto a quel momento. Allora, costruisci esca. Ah, c'è anche l'esca. Proviamo, dai, questo pesce piccolo. Carpa, anche la tartina, sì, la tartina. Anche la sardina andava bene. La sardina è piccola. Pesce piccolo. Carpa piccola. Ok, vediamo un po'. Ho fatto, oh la miseria, ho fatto l'esca. Compriamo oggetti, va. Così, riusciamo ad andare a tentativi. Semi di rapa. Mi servono... Ah, di più non li posso prendere, di due? No, più di due no, allora le prendo due. Semi patata ce l'ho, piantina di pescolo, ancora non so come piantare gli alberi, quindi semi di foraggio ce l'ho, ok, perfetto. Niente, sono a posto. Allora, l'altro giorno c'era il mercato, vediamo se c'è tuttora il mercato a disposizione, almeno vendo un po' di oggetti, non ho controllato il calendario. E via. Non c'è il mercato, quindi niente. Richieste. Che c'è di richieste speciali? Vediamo. Materiale. Niente. Accetto una richiesta, vediamo se ci sono richieste. Ah, ricompensa qua, pietra. Albico, spedisci fiori. Fiori cercasi, vaso di marchedice. Ma sì, vai. Pesce, spedisci pesci. Ne hai zero. Ah, ok, vedo di qua quanti ne ho. Ah, ok, ho letto, non ne ho nemmeno uno. Pesce, questi sì. Spedisci uova e latticini. Ne hai due. No, scusa. Spedisci uova e latticini. Latte, totale 6. Ne hai due. Semi di rapa, totale 6. Ah, devo arrivare a 6. Bene. Latte. Ok, va bene. Ho capito finalmente. Va bene. Farò altri. Tranquilli, farò altro latte per spedirvelo. Ok. Per ora posso fare, mi sembra, solo quella del latte. Poi vabbè, ci controllo con calma. Con chi posso chiacchierare? Vediamo un po', non c'è nessuno con cui chiacchierare qui in piazza. Sono tutti dentro i locali. Che c'è qua? La Gilda. Ok, allora andiamo a piantare le rape, visto che le ho comprate. Ok, ormai vado a piedi. Hola, ciao tipo. Ah, è sempre Giorgio, bene. Ullala. Beh, chiamiamo il cavallo che si fa prima. Ah, saliamo in groppa al cavallo e corriamo. Quasi li metto vicino a casa, vai, che ho tanto spazio. Andiamo su. E chi è questo? Parliamoci. Oh, ciao, come stai? Oh, Klaus, che succede? Se hai bisogno di qualcosa? No, pensavo tu avessi bisogno di qualcosa. Ok, ripartiamo con il cavallino. Sai cosa faccio? Allora, vado qua. E anche una. Volevo provare a fare una pescata anche qua su nel lago. Sì, nel lago, nel fiume. Allora, questo non è il mio. O invece sì, è il mio. Ok, come l'ho detto. Bene, seminiamo le rappe. Semi di rappa. Equipaggio. Ok.
E voilà. Qui pieghiamo anche l'annaffiatoio. Annaffiamo. Qui. Qui. E qui. Ok. Ottimo. Bene, rimetti dentro l'annaffiatoio. Allora, vado qui al fiume a vedere se c'è. Prima di pescare vedo se... No, volevo tuffarmi dentro e vedere se c'è anche qui del ferro. Chissà, chissà. Allora, vai giù. Ferro, ferro, ferro. Niente, pesce. Una trota salmonata piccola. Ferro, 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 ferro. Assolutamente niente. Un pesce. Una trota salmonata piccola. Vai, giù. Inizia a imbrunire. Esci dal fiume. Equipaggiamo la canna da pesca. Vai. Funzionerà. Ma a me non mi pare. Ecco! No! Vai, 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 vai! Come l'ho detto! Sanguinerola. Ho pescato una sanguinerola. Questa è una nuova specie. E vai, ho tenuto un nuovo trofeo. Beh, rimettiamolo lì, attendiamo. Dobbiamo attendere. Dobbiamo avere solo pazienza, via. Però, ecco, non ci fate addormentare. Su, pesciolino! Oh, vai, 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 vai! Ho un trucco! No, dimmi che pesco anche del ferro. Starò qui tutta la giornata a pescare ferro se lo pesco. Vediamo cosa scorre sotto quest'acqua. Ferro, 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 ferro. Oh, vai, allora. Mi sa che... finito l'onda giusta. Niente. Eccolo invece! Hai pescato un'anguilla, anche questa è nuova. Non ce l'avevo questa specie. Ok, basta per oggi che si sta tardando la situazione. 17:35, vado verso casa. E qua salto la staccionata di qua, tipo olio cuore, entro in casa. Benissimo, allora. Oh la miseria, come mi è venuto lungo questo video oggi. Benissimo, allora, siamo qua. Sono in casa, stavo per salvare, quindi mentre salvo, anzi, così, tanto bene. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua. E spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un mi piace. Commentate ragazzi, che io vi ragazzuole, che io vi leggo sempre. E appena posso vi rispondo. Mi raccomando, non fate le classiche domande. Mi saluti perché non saluto. Mi scrivi il codice amico, perché ho finito i posti purtroppo di codice amici. E poi è scritto tutto sotto la descrizione. Dai ragazzi, guardate lì che vi ho spiegato un sacco di cose. Bene, detto questo, ciao a tutti, al prossimo video.